Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. L'augurio di una buona serata, ben ritrovati cari amici con un appuntamento speciale per la Pisaniana. Voi sapete che questo programma televisivo che va in onda ogni mercoledì in prima serata su 50 Canale è strettamente legato a quello che è il circolo intitolato alla figura di Filippo Mazzei, un uomo che è difficile perfino definire, tanto era pieno di caratteristiche dal punto di vista naturalmente umano ma anche professionale. Era un medico, un commerciante, uno scrittore, un costituzionalista di quelli che sarebbero diventati proprio anche grazie a lui gli Stati Uniti d'America, viticoltore, botanico e oltretutto un toscano che è stato presente un po' in tutta la regione perché nato a Poggio a Caiano, vissuto poi anche a Livorno e poi ancora morto a Pisa dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, ma insomma è stato presente in tanti paesi di tutto il mondo. Sentiremo la sua storia ancora una volta, non ci stanchiamo mai di raccontarla, attraverso le persone che sono qui presenti in questo studio speciale, che poi vi diciamo tra poco che cos'è, e grazie anche ai contributi esterni, quindi la storia l'ascolterete durante il prosieguo della serata. Tuttavia quello che ci tenevo appunto a dire è che abbiamo anche altre volte parlato della figura di Filippo Mazzei portandoci in varie città della Toscana. Oggi per la prima volta facciamo una puntata su Filippo Mazzei, proprio a pochi giorni dalla chiusura della Mazzei Week voluta dal circolo Filippo Mazzei di Pisa, ovvero una settimana in cui con tanti eventi, anche se naturalmente un po' condizionati da quello che è il momento attuale, abbiamo voluto ricordare la figura di Mazzei a 205 anni dalla sua morte a Pisa. Dicevamo, quest'anno abbiamo voluto fare la puntata della Pisaniana dedicata a Mazzei a Lucca. In questo luogo, che è una scuola attualmente, il Liceo Machiavelli, ma che all'epoca di Mazzei, stiamo parlando naturalmente della fine del Settecento, primi Ottocento, ecco, era Palazzo Lucchesini. Scopriremo poi del legame speciale che univa la famiglia Lucchesini, che qui viveva con Filippo Mazzei, quindi un altro lato della figura, della storia incredibile di Filippo Mazzei, lo scopriremo e avremo modo naturalmente di parlare anche di Lucca in questa puntata. Prima permettetemi di salutare qui accanto a me due figure femminili, si tratta di Donatella Bonriposi, provveditore agli studi di Lucca e Massa Carrara, e Maria Cristina Pettorini, dirigente scolastico, preside come si usava dire, di questo liceo, Liceo Machiavelli. Allora inizia la dottoressa Bonriposi. Grazie dunque di questa ospitalità per la Pisaniana. Allora, grazie a voi, non potevamo mancare a questo evento, nonostante il momento, nonostante anche la giornata. Dobbiamo quindi ringraziare la preside che ha messo a disposizione l'istituto, quindi siamo in uno degli istituti più belli, più importanti, direi a livello più antichi, a livello nazionale, e quindi siamo orgogliosi e onorati di poter fare questa trasmissione all'interno di questo palazzo e di questa scuola. Grazie tanto, dottoressa Bonriposi. Ecco, Maria Cristina Pettorini, abbiamo anche fatto una puntata su questo liceo, quando abbiamo fatto con la Pisaniana sempre viva i licei classici, viva i classici. Anzi era il titolo della trasmissione, quindi abbiamo parlato già di questo liceo, ma non in questa doppia vece di Palazzo Lucchesini, Liceo Machiavelli. Sì, il nostro glorioso liceo è collocato in questo palazzo aristocratico che è stato costruito nel 1500, poi un po' ristrutturato nel 1700, proprio da questa famiglia Lucchesini, presso la quale Filippo Mazzei soggiornò nella prima metà del Settecento. All'epoca di Maria Luisa di Borbone, nel 1819, questo palazzo fu acquistato dalla duchessa e diventò la sede
del liceo universitario reale. Da qui poi è cominciata la storia della nostra scuola, quindi partita come università, centro universitario, fortemente voluto dalla duchessa, e poi quindi avevano sede qui delle facoltà scientifiche, perché la duchessa Maria Luisa era molto, probabilmente proprio una moda di quel tempo, molto portata verso queste facoltà. Quindi c'era medicina, fisica, chimica, c'era anche gli studi giuridici, matematica. Nel 1847 poi passò sotto il Granducato di Toscana e perse forse la scuola un po' questa sua importanza come centro universitario, però per più di 30 anni formò tutti i lucchesi. Da allora è diventato un liceo, che è un liceo sicuramente molto prestigioso. Ecco, come sta andando adesso, in questi giorni così particolari, in questo anno? Insomma, abbiamo sempre tante iscrizioni. Devo dire che abbiamo proprio circa 3 classi, riusciamo a formare sempre quel gruppo di persone abbastanza affezionate, nel senso sono ragazzi molto motivati, perché chi sceglie questa scuola sceglie una scuola complessa. La didattica in questo momento è un po' particolare, come sappiamo. La didattica è un po' a distanza, in metà a metà, però noi andiamo avanti ugualmente, il nostro dovere lo facciamo ugualmente. Grazie, noi abbiamo per voi 2 medaglie che vi consegna il nostro giovane del Circolo Mazzei, Franco, grazie. Una medaglia per la preside e una per il provveditore agli studi. Grazie a entrambe, grazie a entrambe. E inizia la nostra pisaniana, l'economia toscana e il suo rapporto con gli Stati Uniti, uno dei temi anche questo, ma iniziamo anche parlando proprio della figura di Filippo Mazzei, di quanto è attuale oggi, e lo facciamo, un grazie davvero speciale, con il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Grazie Presidente di essere qui con noi. Accanto a lui Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, e ancora Giorgio Bartoli accanto a me, Presidente della Camera di Commercio di Lucca. Ilaria Del Bianco, Presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo. Ultimo, ma non ultimo, Mauro Celli dell'Acelli Group, una grande realtà industriale lucchese. Buonasera dunque e benvenuti, iniziamo subito da Eugenio Giani. Giani, questa volta io vorrei iniziare, so che veramente parlo a una persona che la storia di Filippo Mazzei l'ha molto a cuore, come tanta storia toscana, vorrei parlare di alcune caratteristiche di Mazzei per entrare un po' nella storia sua, un po' nella storia della nostra regione. Quando dico intraprendenza, coraggio e cultura del rischio e toscanità, sono 3 caratteristiche di Mazzei che sono importanti anche per gli imprenditori di oggi. Se andiamo a vedere la sua storia, formatosi come medico in un clima che era il clima dell'illuminismo e quindi del secolo dei lumi, della scoperta di come attraverso la razionalità e il coraggio di scelte che magari rivoluzionavano le conoscenze fino a quel momento considerate diffuse, il nostro Mazzei si formò in quella scuola di Antonio Cocchi, che generava la dimensione e la prospettiva dell'ospedale a Santa Maria Nova a Firenze, alla Santa Maria della Scala a Siena. Ma il medico prende parte e va in Turchia, a Smirne, e naturalmente lì si cimenta con quello che è la vita che al di là della medicina lo pone di fronte al commercio, agli scambi, alle culture diverse. E ritornare nella sua Toscana, nella sua Poggiocaiano, ma ormai la sua formazione è stata fortemente segnata da Firenze, dallo spirito che asseconda il secolo dei lumi, che è quello del Granduca Pietro Leopoldo, con una serie di conoscenze che lo legheranno a personalità eminenti della corte. Pensate a Fabroni, ministro di Pietro Leopoldo, qualche anno fa, con questo sodalizio così importante legato a Mazzei, con Massimo Balzi, ricordo la presentazione del libro, del carteggio che era grande così fra il Fabroni e il Mazzei, decide di partire verso l'Inghilterra, e dall'Inghilterra ecco l'arrivo e l'approdo agli Stati Uniti. Pensate, oggi che parliamo di Made in Tuscany, il primo a portare negli Stati Uniti delle viti e degli ulivi toscani era proprio Filippo Mazzei, se lo portò imbarcandosi da Londra verso gli Stati Uniti, e lì trovando nella tenuta di Monticello quella straordinaria, bellissima realtà che lo univa come vicino di casa al presidente Jefferson. Noi dobbiamo pensare che proprio quello Stato, lo Stato della Virginia, lo vorrà negli anni in cui
la Francia vive la rivoluzione e conseguentemente apre una nuova fase politica, storica, lo vorrà ambasciatore presso questo nuovo laboratorio di idee che è la Francia, che dopo la presa della Bastiglia dà vita a una rapidissima trasformazione che poi culminerà con Napoleone, ma contemporaneamente ecco il Filippo Mazzei che riesce a iniettare tanta toscanità in quello che sono i grandi fatti che allora avvengono, quando si costituisce negli Stati Uniti il nuovo sistema, il nuovo ordinamento, il diritto alla felicità, che è una peculiarità ancora oggi vantata dalla Costituzione degli Stati Uniti, è ispirata proprio da Filippo Mazzei. Il sodalizio che oggi ha organizzato questo evento è protagonista nell'aver offerto anche le occasioni scientifiche per mostrare tutto questo. Ecco, Presidente, lei cosa ci vede di toscano in Mazzei? Ma innanzitutto questo carattere determinato nel perseguire le proprie idee, sulla base delle proprie idee arrivare a dei risultati concreti. Poi quello spirito e quell'afflato alla libertà e ai diritti che è tipica della Toscana. Proprio allora, nel 1786, il 30 di novembre, su questo ci facciamo la festa della Toscana, è il primo Stato al mondo, il Granducato, che abolisce la pena di morte. E contemporaneamente in Mazzei di toscano ci vedo questo geniaccio di scoperta e di ricerca che lo caratterizza per tutto il filo della sua vita, che è in tutto il mondo, ma considerate all'interno del Granducato e nel microcosmo dei nostri campanili, l'uomo che nasce a Poggiacaiano e quindi si forma a Firenze, ma che ama allo stesso tempo quella Pisa dove deciderà di finire i soggiorni, anche Lucca, poi Livorno che è il porto, e Lucca, ne siamo qui la testimonianza. Esatto, e sentiamo a questo proposito proprio Massimo Balzi, il presidente del Circolo Culturale Filippo Mazzei, che ci ricorda naturalmente alcuni aspetti più interessanti della figura del Mazzei, appunto, ma anche poi sentiremo più tardi il suo legame con la città di Lucca. Ma intanto sentiamo. Parlare del Circolo Mazzei nel 2021 è parlare di 31 anni di storia. Quest'anno siamo partiti molto bene, è una bella campagna adesioni, siamo intorno già ai 110 iscritti, abbiamo soci a Carrara, soci a Lucca, soci a Pisa, a Livorno, anche nella costa degli Etruschi, in Valdera, insomma un circolo che come tutti gli anni sta rispondendo molto bene nonostante i tempi di pandemia. Parlare del Circolo Mazzei oggi è parlare del Mazzei Week appena concluso con delle cerimonie significative, la visita a casa Mazzei, la cerimonia con i sindaci di Pisa, Lucca e Livorno, la console americana e tantissime altre autorità sulla tomba di Mazzei lo scorso 19 marzo. Parlare del Circolo Mazzei, dire che siamo in una fase di riorganizzazione che prevede anche momenti, oltre che aggregativi, anche una stagione anche di maggiore impegno. Però parlare del Circolo Mazzei è anche dire la volontà di tenere insieme territori, di tenere insieme realtà e soprattutto attraverso la nostra trasmissione alla pisaniana cercare di cucire sensibilità, culture, rappresentanze economiche, categorie, università, docenti. Questo è lo scopo del Circolo Mazzei oggi e attraverso proprio la pisaniana, di questo ringraziamo anche 50 Canale e i collaboratori della pisaniana, l'amico Max Paoli, Roberto Gabriele, Carlotta e tutti quanti che lavorano con grande passione, perché non è questione solo a volte di essere dei collaboratori strutturati, magari anche così corrisposti con delle competenze, ma la passione si vede quando si lavora con entusiasmo e soprattutto lavorano con entusiasmo tutti quei soci che continuamente danno una mano a un circolo che è molto ambizioso, perché fare trasmissioni televisive a Castagneto Carducci, organizzare sotto l'albero della libertà ogni 4 luglio scene da centinaia di persone, ritrovi, presentazioni di libri, la commemorazione di Filippo Mazzei della sua partenza il 3 settembre per la Virginia ogni anno, insomma una serie di eventi e di occasioni che sono veramente importanti, la festa del Circolo Mazzei a Cogliano il 28 di settembre di ogni anno, settimane che quando sentite parlare di feste non sono feste da ballo, la festa è intesa ancora in senso settecentesco, luogo di ritrovo, occasione di stare insieme parlando, condividendo idee, sintesi di idee, contaminazioni. Questo è il senso della realtà del Circolo Mazzei, che mette insieme impresa, mondo dell'accademia, dell'università, professionisti, cittadini, persone di giovani che hanno voglia di condividere un valore fondamentale, il multilateralismo,
e la condivisione dell'universalismo, della tolleranza e dell'amicizia tra i popoli. Ecco, questi sono i valori che noi sono fondanti e quelli che hanno vinto nella storia del mondo. Nonostante qualcuno ci voglia riportare indietro a valori oscuri, la ricerca della felicità, l'uguaglianza tra gli uomini, la libertà dei commerci e delle economie sono fondamentali per la vita dell'uomo e dei valori basilari, quelli della società liberale. Ecco, noi, gli eredi di quella storia degli illuministi del futuro, vogliamo portare avanti questi progetti. E grazie a Massimo Balzi, presidente del Circolo Culturale Filippo Mazzei di Pisa. Sindaco Tambellini, naturalmente lei non poteva non conoscere la storia anche di questo palazzo. Tanti palazzi e tante storie qui nella sua città. Sì, tanti palazzi, tante storie, la storia di una città che è stata molto chiusa in se stessa, le mura sono una testimonianza di questo, ma che ha avuto grandi aperture verso l'estero, perché verso l'Europa in particolare, ma successivamente anche verso il resto del mondo. Lucca ha avuto questa caratteristica, tant'è che è riuscita poi a importare al suo interno anche delle discipline nuove. Ricordo che la vaccinazione, siamo in un tema... E poi ne parliamo, perché non pensate che non faccia domande anche su questo al Presidente. La vaccinazione è entrata a Lucca, l'antivaiolosa, molto presto, ai primi dell'Ottocento, tant'è che addirittura la vaccinazione si imponeva nelle campagne con l'ausilio dei militari. Ma Lucca si è salvata di più di altre zone dall'infezione vaiolosa, che allora era la più pericolosa, perché si sa che il vaiolo era una malattia molto diffusa e anche estremamente pericolosa, e Lucca si è salvata con queste caratteristiche. La scuola medica lucchese, tra l'altro, è una scuola di antica ascendenza e la città ha proprio avuto in sé queste caratteristiche. Qui siamo nel Palazzo Lucchesini e di Lucchesini io vorrei ricordare... Che attualmente, ricordiamo ancora una volta per chi non ci ha visto all'inizio, è il liceo Machiavelli. Sì, prego. Voglio ricordare Girolamo Lucchesini, nella fattispecie, che ha avuto rapporti con la Germania e addirittura è stato consigliere del re di Germania, Federico II di Prussia. Anzi, è stato quello che ha raccolto per molti versi una sorta di mandato da lui per l'elaborazione di alcune idee significative e importanti. Se ne trova testimonianza nella villa di Odati di Lucca, ma a confine con Marlia, perché è vicino a Villa Reale a Marlia. Lì c'è proprio una testimonianza molto precisa, quella villa che tra l'altro è stata acquistata. Erano tre fratelli Lucchesini, appunto Girolamo era anche lui, come gli altri due, in rapporti con il nostro Filippo Mazzei. E dunque, voleva dire un'altra cosa, mi scusi, no, se lo volevo interrompo. Volevo dire semplicemente che la storia lucchese è piena di queste figure, no? Perché ricchissima. Se si va alla National Gallery di Londra e si trovano i coniugi Arnolfini, ecco. Bene, i coniugi Arnolfini sono signori di Lucca, Giovanna Cenami e Giovanni Arnolfini, erano mercanti lucchesi, eccetera, eccetera. Jan van Eyck ha lavorato molto bene con loro, devo dire. Giorgio Bartoli, presidente della Camera di Commercio di Lucca, gli faccio fare un po' un passo nella storia del suo popolo lucchese, però poi voglio da lui assolutamente l'attualità più avanti, ma è sempre stata la terra lucchese una terra di commercianti e di imprenditori, forse più di altre in Toscana? Sì, devo dire assolutamente sì, come ricordava anche poc'anzi il sindaco Tambellini, che noi siamo un po' anche in Toscana stessa tacciati un po' di chiusura, però questo non ha assolutamente evidenze per quanto riguarda invece nel commercio e quanto riguarda anche l'imprenditoria. Infatti storicamente il popolo lucchese non ha mai faticato a mettersi per mari, ma soprattutto a varcare terre e confini, e storicamente abbiamo testimonianze di grandissimi commerci con il nord Europa e non solo, con anche fuori dal territorio europeo. E dopo parleremo di questo, vi farò nuove domande su questo. Ecco, a proposito di Lucchesi nel mondo, c'è un'associazione che è presieduta dall'area del Bianco, l'abbiamo già avuta in altre puntate, del Bianco in un minuto davvero. La vostra associazione quando nasce e per quale esigenza? L'associazione Lucchesi nel mondo è nata nel 1968 per volontà di un gruppo di persone, ma anche degli enti locali, del Comune di Lucca, della provincia di Lucca, della Camera di Commercio e dell'allora ente provinciale del turismo. Era fondamentale mantenere il rapporto con i conterranei all'estero, con le comunità, ma soprattutto il territorio lucchese aveva già a quel tempo, si parla di più di 50 anni fa, compreso l'importanza per il turismo e per l'economia di poter contare su dei canali privilegiati di sviluppo, ovvero la presenza all'estero delle nostre comunità.
Oggi, dopo 50 anni, a livello di governo si parla di quanto possa essere importante il ruolo delle comunità all'estero per lo sviluppo del turismo, che ora viene chiamato turismo delle radici, e per la promozione del sistema paese. I lucchesi questo l'avevano, come dire, intuito molto prima, ed oggi, nell'attualità presente, la nostra associazione lavora proprio in sintonia con gli enti locali per sviluppare questi temi e per mantenere un doveroso rapporto con i nostri conterranei nel mondo. Ecco, a proposito ancora una volta di lucchesi nel mondo, c'è un'azienda, un'industria vorrei dire, cioè il loro compito è quello di progettare e costruire macchinari per l'industria della carta e del tessuto non tessuto, dico bene Celli. Mauro Celli è qui con noi, la A Celli Group, appunto, di cui lui è vicepresidente, credo amministratore delegato anche. Sì, faccio parte del board del gruppo. E allora, naturalmente, in questo momento soprattutto, insomma, grande ammirazione per i vostri numeri, i vostri risultati. Più tardi parleremo di quello che è il momento attuale nella fattispecie. Ecco, però lei, che probabilmente aveva sentito parlare della figura di Filippo Mazzei, ma sicuramente ne sta sentendo parlare adesso. Che cosa, questa cifra che ho citato poco fa, appunto, che a me piace molto, la cultura del rischio che ha Mazzei, insito nel suo DNA proprio, lei la ritrova anche in voi lucchesi, nella sua famiglia in particolare? Sì, la ritrovo, e devo dire noi, ma anche altre grandi realtà che sono presenti sul territorio lucchese, ma direi in tutta la provincia di Lucca. Ovviamente noi, lavorando nel settore appunto dei macchinari, della carta e anche del tessuto non tessuto, abbiamo avuto la possibilità di svilupparci anche nel territorio nordamericano, come anche altre proprio vicino a quel Monticello dove visse sì, il nostro Mazzei, perché siete a Charlotte, quindi Carolina, sì, del Nord. Sì, siamo in North Carolina, perché le Carolinas, North e South, sono una zona vocata da tanti anni negli Stati Uniti alla produzione tessile, e quindi il tessuto non tessuto, che poi è il materiale che serve anche per fare anche le per le mascherine, tra l'altro. E quindi abbiamo avuto un boom, purtroppo dovuto alla pandemia, ma di fatto questo materiale ha avuto le applicazioni che sappiamo, in particolare per le mascherine, ma anche per il materiale medicale. Anche negli Stati Uniti ci sono stati diversi progetti. Lucca, il distretto della carta e quindi della metalmeccanica legata alla carta, di cui anche io faccio parte, abbiamo anche una rete di imprese. Poi ne parliamo, Celli. Quello che volevo sapere è appunto questo, cioè quando è che i vostri, come dire, la vostra famiglia si è anche sull'estero? Sì, nei primi anni 90 abbiamo deciso di investire negli Stati Uniti, e la cosa è stata molto positiva perché ci ha permesso di radicare il nostro brand, i nostri macchinari. Ma voi li avete visti cambiare dagli anni 90 a oggi gli Stati Uniti, eh? Sì, direi proprio non di sono sì. Più gli stessi Stati Uniti. Dico da turista che ci va ogni tanto, ma chi ci lavora credo se ne renda conto ancora di più. Sì, no? Poi gli Stati Uniti sono una realtà che cambia completamente dal sud all'est, all'ovest, dal midwest, quindi già quello è verissimo. In più, negli anni, insomma, in questi ultimi anni ci sono stati grandi cambiamenti, ma ne riparliamo. Il tempo è poco e sono tanti i contributi. Andiamo anche a parlare di università e di internazionalizzazione dell'università. Direte anche Lucca la sua università. Ebbene, certo, l'IMT, la Scuola di Alti Studi di Lucca, è una realtà importantissima. Noi però, sempre per quella vocazione all'aria vasta, parliamo di Pisa, dell'Università di Pisa, e lo facciamo col prorettore ai rapporti internazionali dell'UNIP, che è Francesco Marcelloni. Professor Marcelloni, primo intervento, sentiamo. Buonasera Carlotta, grazie di questa opportunità di poter parlare dell'internazionalizzazione dell'Università di Pisa, che si sviluppa lungo le tre missioni di un'università, quindi didattica, ricerca e terza missione. Io vi do qualche numero. Relativamente alla didattica, l'internazionalizzazione è nella nostra offerta in lingua inglese. Abbiamo ben 15 corsi di laurea magistrale in lingua inglese, 2 corsi di laurea triennale in lingua inglese, e abbiamo un corso propedeutico che è chiamato il Foundation Year, che raccoglie quest'anno 60 studenti internazionali e che ha il compito di far acquisire a questi studenti le competenze per iniziare un percorso universitario all'Università di Pisa.
Poi abbiamo ben 30 doppi titoli con università straniere, in particolare menziono due doppi titoli che abbiamo con un'università cinese che ci permettono di avere la prima scuola tra un'università italiana e un'università cinese finanziata e supportata dal Ministero dell'Educazione cinese stesso. Per quanto riguarda la ricerca, menziono solo quello che è il nostro bagaglio di progetti che abbiamo con Horizon 2020, che sono i finanziamenti europei. Abbiamo ben 200 progetti che sono stati finanziati dal Horizon 2020 e abbiamo ben 9 ERC grant, che sono progetti finanziati a singole persone per ricerca di frontiera. Sul trasferimento invece di conoscenza mi piace menzionare i progetti che abbiamo attivi per trasferire la nostra esperienza come università europea ad università che sono in paesi di sviluppo. In particolare un progetto molto interessante è partito ora con il Kurdistan iracheno, dove porteremo in Kurdistan tutto il processo di Bologna, che è il processo che stiamo eseguendo da diversi anni nelle università europee. Un altro progetto è invece nei paesi latinoamericani, stiamo portando strategie di internazionalizzazione in 9 università in Argentina, Paraguay e Colombia. Questo garantisce l'internazionalizzazione della nostra università, ma anche a questa azione di portare le nostre conoscenze, le nostre competenze in giro per il mondo e far conoscere la nostra università. Grazie. Grazie al professor Macelloni, tra poco ritorniamo qui da Lucca per parlare di Filippo Mazzai, non soltanto, parleremo anche di attualità, parleremo della Toscana col presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni che è qui con noi, tra pochissimo però adesso è il momento di Buona Salute, la rubrica che ormai da alcune puntate è alla conclusione del primo blocco della nostra Pisaniana, sempre affidata alle sapienti mani e soprattutto alla grande scienza della dottoressa Teresa Sichetti. Teresa, a te. Carlotta, allora grazie di questo collegamento. Sono qui con Daniele, l'ho presentato l'altra volta, e siamo in questo posto incredibile. Mi dispiace perché abbiamo tante piantine verdi e non possiamo dire che di fare una festa del colore. Comunque, partiamo un po' dalla terra, Daniele, tu che sei agronomo. Allora, mi dici qualcosa, queste piantine sono a dimora in vasetti piccoli, com'è questa terra? Okay. Grazie Teresa. Sì, queste piante sono coltivate in un substrato, all'incirca fra 10 giorni possono essere messe a dimora negli orti delle persone. Guardando tutte queste piante, una domanda che mi viene da fare a me e a te riguarda il colore. Cosa ci puoi dire di tutti questi colori che vediamo? Bellissima, la domanda è bellissima perché entriamo nel campo degli antiossidanti, che sono quelle sostanze che sono molto importanti per combattere i radicali liberi. Quindi pensiamo ora dopo il Covid alla longevità, alla nostra vita, al nostro futuro, a diventare vecchi, ma tutti belli. Allora, il verde, clorofilla. Indovinato? Sono brava. Allora, perché dobbiamo prendere gli antiossidanti? Il rosso cos'è? Sono gli antociani, bravo, lo fai apposta, ma lo sai, va bene. Allora, il rosso del cocomero, mi raccomando. Poi c'è anche il licopene, che è il rosso, è il rosso del pomodoro. Noi siamo nell'azienda dove c'è il Sun Black, che è rosso dentro, pieno di licopene, e fuori gli antociani, perché la buccia l'hanno fatta viola, quindi abbiamo una carica di antiossidanti per la nostra bellezza. Perché se dico della vostra salute, non mi capite, ma dico della vostra bellezza, allora mi seguite. Facciamo un altro colore, il beta carotene.
le arance, le albicocche, le carote, prima dell'abbronzatura, il beta carotene che vi rinforza la pelle. Ci sono altri colori? Vabbè, abbiamo detto il viola del Sun Black, degli antociani, poi ci sono i polifenoli. Il polifenoli che colore c'hanno? I polifenoli sono giallo-verde, mi pare, perché le olive sono gialle del polifenolo. E quindi, e poi non ci sono altri colori, vero? Via, abbiamo fatto il nostro arcobaleno degli antiossidanti, vero? Per ora basta, va bene? Poi ritorniamo in studio e cominciamo a fare le cose molto molto serie, va bene? Allora grazie Carlotta, a te. E allora ben ritrovati cari amici telespettatori, siamo sempre a Lucca con la Pisaniana. Se non ci avete seguito nel primo blocco mi dispiace molto, perché abbiamo già imbastito il nostro discorso, la nostra storia di Filippo Mazzei, che torna ad essere protagonista della Pisaniana in questa puntata speciale, per naturalmente anche ricordare quelli che sono stati 205 anni e quelli che sono stati anche le celebrazioni che si sono tenute a Pisa, organizzate dal Circolo Filippo Mazzei. Torniamo a parlare del rapporto fra Filippo Mazzei e, l'abbiamo detto in questa puntata, la città di Lucca, e lo facciamo grazie al presidente del Circolo, Massimo Balzi, che sentiamo ancora una volta. Eccolo qua. Sì, parlare del rapporto di Filippo Mazzei con Lucca è parlare del rapporto privilegiato che Mazzei ebbe con la famiglia che abitava in questo palazzo, la famiglia Lucchesini. Filippo Mazzei conosce il marchese Girolamo Lucchesini come ambasciatore dello Stato di Prussia a Varsavia. Vi immaginate due toscani, Filippo Mazzei consulente del re di Polonia, un toscano ambasciatore dello Stato di Prussia a Varsavia. Questi due toscani familiarizzano, diventano amici, e quando Filippo Mazzei rientra in Toscana, il fratello Girolamo appunto era sempre nelle sue missioni diplomatiche alla corte di Prussia, ma i fratelli Cesare e Giacomo diventano grandi amici di Filippo Mazzei, tant'è vero che Filippo Mazzei nel suo testamento fa esecutori testamentari una serie di nobiluomini pisani, ma negli esecutori testamentari, oltre il grande Carmignani, l'avvocato che le cura la successione, mette tre o quattro notabili pisani e anche i due fratelli, nobiluomini lucchesi. Questo per dire, Mazzei da questa casa scriverà un sacco di lettere, dormirà qui, viveva la vita lucchese con grande dinamismo. Una lettera a Pasquale Paoli scritta proprio da questo palazzo, si allarma come mai l'amico non abbia ancora risposto a sue lettere. Da questa casa la corrispondenza era attiva sia tra la famiglia Lucchesini e Lucchesia e Mazzei in via della Cariola, ma anche da qui Mazzei scriveva lettere importanti in giro per il mondo e anche negli Stati Uniti. Questo per dire come anche Lucca è stata casa per lungo tempo di Filippo Mazzei. Grazie al presidente del Circolo Mazzei, Massimo Balzi. Torniamo dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che tra l'altro, mi ricordo, forse un paio d'anni fa, non vorrei sbagliarmi, intitolò anche una strada alla figura di Mazzei a Firenze. Naturalmente, proprio la figura che illustra con la sua apertura quello che poi è una fase che si apre quasi in conseguenza a lui. Lui muore nel 1816, l'uomo del ponte con i nuovi Stati Uniti, con questa Europa che nel secolo dei lumi si è così trasformata e così aperta all'innovazione, ecco che non a caso porta nel 1819, esattamente 3 anni dopo la morte di Mazzei, ad avere un rappresentante ufficiale da un punto di vista diplomatico degli Stati Uniti a Firenze. E da allora più di 200 anni di quello che prima è l'ambasciatore nel Granducato di Toscana, poi sarà il console come oggi ancora c'è. E quindi una strada a Filippo Mazzei, laddove nel Parco delle Cascine pensiamo ad esempio alla piazza intitolata Washington, alle grandi personalità degli Stati Uniti che si sono aperte al mondo, non poteva mancare. Senta Presidente, lei conosce Rajini Gupta, la consola generale degli Stati Uniti a Firenze? Avrà avuto modo di incontrarla? Una donna molto brillante, molto colta, amante di questo rapporto che lega Firenze e la Toscana agli Stati Uniti e all'America. E io ricordo un libro qualche anno fa,
Dove l'America fu concepita a Firenze. Era un libro che ci portava davanti tre persone. Amerigo Vespucci, l'uomo che per la prima volta dette attraverso il suo nome i contorni al quinto continente. Il geografo tedesco Weissmuller nel 1507 identificò come terra di Amerigo questo nuovo continente che con Colombo invece era ancora considerata la sponda orientale dell'India. Conseguentemente. E poi pensiamo a Giovanni da Verrazzano che nel suo diario di bordo nel 1524 descrive il 17 aprile per la prima volta la baia dello Hudson, ovvero del fiume, il cui estuario poi darà vita a New York. E la terza figura che viene citata è proprio quel Filippo Mazzei che dà l'anima alla Costituzione degli Stati Uniti attraverso le idee e le trasformazioni che stava vivendo la Toscana della seconda metà del XVIII secolo. Sa perché le ho chiesto di Ragini Gupta? Perché la console generale degli Stati Uniti a Firenze era presente alle celebrazioni per appunto i 205 anni dalla morte di Filippo Mazzei a Pisa. Si sono tenute nei giorni scorsi proprio all'interno della Mazzei Week che è stata organizzata dal circolo Filippo Mazzei di Pisa. Dicevamo queste celebrazioni si sono tenute il 19 marzo all'interno del Camposanto del cimitero monumentale di via Pietrasantina a Pisa, e c'era anche insieme anche a sindaci della nostra Toscana, fra i quali anche il sindaco Tambellini, ad altri esponenti della politica che sono venuti a rendere omaggio, c'era anche Ragini Gupta, e sentite cosa ha detto. Per commemorare il 205esimo anniversario della morte di Filippo Mazzei, la stretta amicizia tra la Toscana e gli Stati Uniti spazia attraverso una larga gamma di settori da centinaia di anni, grazie ai milioni dei legami forgiati tra individui. Uno dei esempi più famosi è stata la duratura amicizia tra Thomas Jefferson e il medico e pensatore toscano Filippo Mazzei. A Mazzei è stato attribuito il merito di aver fatto arrivare le vite italiane negli Stati Uniti e di aver contribuito a formare l'idea di Jefferson, che tutti gli uomini nascono uguali. Quando morì Mazzei il 19 marzo 1816, l'allora console americano Thomas Appleton scrisse a Jefferson: «Fino al momento della sua scomparsa, Mazzei ha parlato solo della cara patria adottiva». E Jefferson rispose: «Mazzei era una persona di grande valore, onesta, capace, zelante nei suoi principi morali e politici, un amico leale e sempre puntuale. Era molto stimato in questo paese. E proprio alla genialità e allo spirito innovativo di personaggi come Filippo Mazzei ed altri grandi toscani del suo tempo che dobbiamo ispirarci per mantenere solido questo legame. La vostra è una comunità meravigliosamente accogliente, e penso che sia proprio per questo che così tanti americani vi si sentono a casa, inclusa me in Toscana. Penso che in un futuro prossimo, quando la pandemia sarà finalmente alle nostre spalle, una delle lezioni più importanti che questa ci avrà lasciato è che la cooperazione internazionale ci rende più forti sotto diversi punti di vista. Mi sento davvero molto fortunata a sperimentare in prima persona l'incredibile cooperazione che sta avendo luogo quotidianamente tra Italia e Stati Uniti, radicata in più di 200 anni di storia condivisa. Ringrazio dunque tutti coloro che hanno reso possibile questa cerimonia, che mentre tiene viva la memoria di un grande passato, ci esorta a continuare nel nostro fondamentale impegno di promuovere le relazioni fra i nostri due paesi.
Sindaco Tambellini, io ricordo quelle parole che ha pronunciato anche lei e riguardo alla figura di Filippo Mazzei ha detto, ha parlato di un concetto che vorrei che in qualche modo ripresentasse anche nell'occasione di questa Pisaniana, che è quello di cooperazione, perché quella parola di cui tanto si parla adesso in realtà forse dovremmo già riferirla all'attività di Filippo Mazzei. Dunque il termine cooperazione significa capacità di operare insieme e di operare insieme secondo delle finalità. Gli illuministi si muovono in un ambito nuovo, perché l'ambito è l'ambito della ricerca a tutti i livelli, non solo ricerca scientifica, ma anche ricerca sociale e ricerca politica. L'attività del movimento illuminista, di cui Filippo Mazzei è un esponente, è un'attività che tende a capire come è possibile arrivare sempre di più a livelli avanzati di civiltà, cioè là dove ci si può spingere attraverso il nostro ingegno, attraverso l'intelligenza, attraverso la comprensione che determinate eredità del passato possono essere rimosse positivamente secondo una prospettiva nuova, una prospettiva che sia di integrazione, che sia di dignità della persona. Quando si fa appello al discorso sulla felicità che è contenuta nella Costituzione americana, si fa riferimento alla necessità di realizzazione, di autorealizzazione di ciascun individuo, perché poi la felicità è questa, è capacità di esercitare un ruolo positivo all'interno di un contesto. Questo è un dato importante. La cooperazione rimanda a una collaborazione tra genti diverse, tra culture diverse, tra istanze differenti. Senta, Sindaco, questo oggi un ne po', sentiamo molto esatto, eccoci, è qui che volevo arrivare. Un po' l'illuminismo in generale, un po' la figura di Mazzei in particolare, cosa potrebbe donarci in questo momento? Di cosa ci sarebbe bisogno? Cioè, questo concetto di cooperazione è sicuramente prezioso. Lei ha parlato anche di un'altra, ha detto anche un'altra parola, se non ricordo male, che è quella del buon senso. Sì, perché Mazzei non è un rivoluzionario, cioè non ha una concezione Anzi, aveva un po' paura di certe rivoluzioni. Non ha la concezione del cambiamento attraverso la rivoluzione. Ha un'idea diversa, il cambiamento attraverso la ricerca e attraverso la gradualità, perché sicuramente si muoveva in quella prospettiva. Oggi noi dobbiamo immaginare che non si fabbricano orizzonti nuovi immediatamente, ma si fabbricano attraverso il buon senso, la capacità appunto di intravedere percorsi diversi, percorsi nuovi e soprattutto attraverso la capacità di superare quelle barriere che stiamo ricostruendo. Perché il pericolo dell'oggi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico, è ristabilire barriere che poi creano divisione, contrapposizione e quindi scontro. Barriere. Anche negli Stati Uniti se ne è parlato tanto delle barriere in questi ultimi anni. Torniamo a parlare col mondo dell'industria e del commercio. Giorgio Bartoli, gli Stati Uniti e non solo, l'estero in generale, come sta andando? Ci sono un po' di dati, possiamo parlare dell'attualità? I dati non sono certo confortanti, anche se devo dire la realtà lucchese, come abbiamo già occasione di sottolineare in passato, diciamo è meno toccata rispetto a tutte le altre province toscane e anche altre sul territorio italiano, perché ha alcuni beni che soffrono meno in questo particolare pesantissimo contesto. Per cui il cartario, così come la nautica, indubbiamente, che sono i due distretti principali, certo, fra i distretti principali, la meccanica, ovviamente cartaria, stanno facendo dei numeri egregi, non portano sofferenze, mentre invece ci sono altri che sono quelli del commercio, soprattutto il commercio così più locale, così come il calzaturiero, altro distretto abbastanza importante qui per quanto riguarda la Lucchesia, e ovviamente il turismo, dove tutto il territorio nostro e tutta la Toscana, per non dire l'Italia, ha investito molto negli ultimi anni, soprattutto qui in Italia è una risorsa, un'industria del turismo, come mi piace chiamarla, che è stata scoperta negli ultimi 30 anni e ha avuto dei numeri veramente importanti. Questi presentano forti sofferenze, indubbiamente. Questo è il quadro, insomma, del momento. Poi abbiamo modo di tornare a parlare di questo. Volevo ritornare un po' nella storia dei Lucchesi, con Ilaria Del Bianco, presidente dei Lucchesi nel mondo. Sono gli Stati Uniti la, diciamo, seconda patria deputata dei Lucchesi?
Beh, decisamente, decisamente negli Stati Uniti la Bay Area di San Francisco. Esatto, nel 2017 ci siamo recati là per l'anniversario della nostra locale associazione e dalle parole del console, quindi non è un dato che forniamo noi, sono stati accreditati in oltre 480.000 i lucchesi di origine nella zona della Bay Area. E una comunità che è di poco superiore alla seconda comunità nel mondo, che è quella di San Paolo del Brasile, 450.000, ma in numeri molto maggiori. Nella città di San Francisco la comunità lucchese era già, prima della fine dell'Ottocento, seconda solo alla comunità genovese. E nel 1874 fu costituita la Società di Mutuo Soccorso dei Cavalleggeri di Lucca. Potrei citare che tantissime. Che fisionomia hanno i lucchesi emigrati in quelle zone? Beh, sono tutti stati prima venditori, commercianti, poi molti si sono dati alla ristorazione. Tanti hanno poi comprato degli appezzamenti di terreno nella San Joaquin Valley, sono diventati coltivatori di asparagi, di carciofi. Sempre nella San Joaquin Valley abbiamo una comunità grandissima di persone che sono originarie di Corfino, che è una comunità un comune della Garfagnana, tutti trasferitisi a Stockton. E sempre nella zona di San Francisco mi piace ricordare la figura di Samuele Sebastiani. Lui era nato nei primi anni del 1870 a Lucca, nella zona di Farneta. Aveva imparato dal padre a coltivare le viti alla Certosa di Farneta e poi era emigrato a San Francisco. E a San Francisco cominciò a vendere gli ortaggi prodotti dai genovesi, dai produttori genovesi, e scoprì la zona di Sonoma, che era allora appena appena iniziato in quella zona la produzione delle viti. Lui riuscì ad acquistare sulla parola, quindi non aveva il capitale per acquistare, ma a quel momento gli acquisti si facevano anche con una stretta di mano sulla promessa del prossimo raccolto. Acquistò una vigna, cominciò a coltivare e dette origine a quella che è la città di Sonoma, tanto che se tuttora ci richiamo in quella piccola cittadina, il teatro della città si chiama Teatro Sebastiani, Sebastiani Theater. Ecco, a parte Sebastiani, quali altri cognomi, così quando andiamo lì diciamo magari lei viene da Lucca? A parte l'ovvio Lucchesi, ma Sebastiani, ma poi abbiamo Della Santina, Romanini. Lucchesini Giovanetti. Magari come quelli del palazzo in cui ci troviamo, no? Anche, certamente, certamente. Curiose queste storie, io amo molto le storie, spero anche voi, ma con la Pisaniana ne ripercorriamo tante insieme. Allora, prima di ascoltare Mauro Celi e la sua esperienza con gli Stati Uniti, vorrei parlare di rapporti fra Stati Uniti, più che parlarne io, sentir parlare di rapporti fra Stati Uniti e Università Pisana, per la precisione, perché con la Pisaniana naturalmente parliamo di Università di Pisa, anche se insomma è un'area vasta il nostro territorio con la Pisaniana. Sentiamo ancora una volta il professor Francesco Marcelloni, prorettore ai rapporti internazionali dell'Università di Pisa. Relativamente agli Stati Uniti, come potete immaginare, sia i docenti sia gli studenti vedono gli Stati Uniti come un obiettivo per la loro mobilità e per la loro ricerca. Quindi quello che noi cerchiamo di fare ovviamente è stringere accordi con le università statunitense in modo tale da poter permettere sia ai nostri docenti che ai nostri studenti di poter avere questi periodi di ricerca nelle università statunitensi. Per quanto riguarda alcuni accordi di rilievo, mi piace menzionarne due. Uno che è attivo ormai da 9 anni con l'MIT, questa prestigiosa università statunitense, con cui ogni anno noi andiamo a finanziare dei progetti di ricerca congiunti tra ricercatori e docenti della nostra università e ricercatori e docenti dell'MIT. C'è un altro accordo che stiamo stipulando, che spero riusciremo a formalizzare in breve, per la partecipazione dell'Università di Pisa ad un centro del Fermilab. È il centro che si sta occupando di sviluppare quelli che saranno i computer del futuro, i computer quantistici.
Questo centro è diretto dalla professoressa Anna Grassellino, che è una nostra ex studentessa di ingegneria elettronica e appunto ora dirige questo centro. Grazie a questo rapporto stiamo cercando di portare l'Università di Pisa all'interno di questo centro e avere anche qui a Pisa la nascita di un centro che porterà appunto alla creazione e allo sviluppo di questi computer quantistici. Per quanto riguarda altre collaborazioni che abbiamo con gli Stati Uniti, ci sono collaborazioni mirate con alcune università che portano appunto studenti durante il periodo estivo a Pisa, ma mi piace menzionare anche un altro accordo che stiamo facendo con ISNAF. Che cos'è ISNAF? È una fondazione che raccoglie gli italiani che hanno avuto successo negli Stati Uniti sia nel campo accademico che nel campo delle imprese, raccoglie questi italiani che lavorano appunto in paesi del Nord America, quindi Stati Uniti e Canada. Quello che succederà con questo accordo è utilizzare le conoscenze di ISNAF per fare in modo che i nostri dottorandi, i nostri studenti possano arrivare in sedi prestigiose negli Stati Uniti a fare il loro periodo di ricerca e di mobilità. Grazie per questa possibilità che ci avete dato di introdurre l'internazionalizzazione dell'Università di Pisa e ripasso la linea allo studio. Grazie al prorettore Marcelloni. Rientriamo dunque, torniamo a parlare di imprenditoria toscana e di intraprendenza anche degli imprenditori della nostra regione con, ancora una volta, Mauro Celli della Celli Group. A sta per Celli? A sta per Alvaro, che è il fondatore nel dopoguerra dell'azienda, che poi nacque a Pesce e poi si trasferì all'inizio degli anni 60 nell'area di Purcari, dove siamo oggi. Sempre macchine anche allora. Sempre macchinari legati per il settore cartario. Per il settore cartario, perché come sapete la Lucchesia e anche la Val di Nievole erano le zone vocate per questo tipo di produzione. Da lì poi dopo il mondo, perché abbiamo parlato degli Stati Uniti, ma voi in realtà avete sedi un po' sparsi ovunque, in Asia, anche in Africa, tra l'altro, visto? No, mi sono sbagliata? No. No, abbiamo due sedi in Cina, a Shanghai e nel sud a Foshan, e un'altra sede a Istanbul, in Turchia. Ah, in Turchia, ok. Ecco, per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, dicevamo poco fa, com'è cambiato questo paese? A suo avviso, che cosa è accaduto? Com'è cambiato questo paese negli ultimi decenni? Perché da quando, ecco, stiamo parlando della figura di Mazzei, la Costituzione, iniziava una grande epoca per gli Stati Uniti, era la fine del Settecento, arriviamo nell'Ottocento, è stato il secolo probabilmente, sì, va bene, è chiaro, c'è stata l'industrializzazione, questo riguardo tanti paesi, ma insomma gli Stati Uniti da lì hanno fatto questa grande salita e questa grande importante ascesa a livello di tutto l'Occidente, a livello mondiale. E poi, insomma, che sta succedendo? Chi sono quelli che minacciano gli Stati Uniti in questo momento? Diciamo che negli ultimi decenni, devo dire, gli Stati Uniti si sono spostati molto di più sull'aspetto dei servizi rispetto a quello che sia la manifattura. E quindi hanno perso, secondo me, anche competenze che magari in passato avevano. Quindi si sono aperti degli spazi dove anche noi imprenditori, diciamo, lucchesi, ma anche italiani, sono andati ad investire là. Quindi, lo stavo dicendo precedentemente, ci sono qui proprio, diciamo, dalle nostre parti imprenditori che hanno investito in maniera molto importante su tutti gli Stati Uniti. Vorrei citare il gruppo Sofidel delle famiglie Stefani e Lazzareschi, che hanno veramente creato, tramite acquisizioni e anche impianti greenfield, quindi partendo, diciamo, dal Prato Verde, delle realtà di livello internazionale in termini di tecnologia. Cioè sono andati ad investire là con le tecnologie migliori. E parte di queste tecnologie migliori sono
anch'esse provenienti da Lucca, quindi dalla mia azienda, ma anche da altre aziende sul territorio. E quindi abbiamo creato di nuovo, grazie alle conoscenze, al saper fare, in particolare in questo settore merceologico, una possibilità di crescita in un mercato evoluto, ma che aveva bisogno in questo settore anche di, della creatività e del saper fare lucchese. La Nuova America chi è? Quale paese è? L'Asia? Sì, devo dire di sì. Oggi nel nostro gruppo stiamo affrontando, diciamo, il boom dei macchinari per la produzione di tessuto non tessuto, per esempio, e devo dire che rispetto al passato c'è un numero di progetti nettamente superiore nel Far East, in particolare in Cina, rispetto a quelli che arrivano dagli Stati Uniti, perché, come dicevo prima, ormai gli Stati Uniti sono un paese che importa tutto, importa a basso costo principalmente dalla Cina, e quindi tante aziende sono diventate obsolete e non hanno più, diciamo, una sua ragione economica per produrre localmente. Si sono, quindi, hanno perso, secondo me, un pochino di opportunità. Oggi, con le nuove tecnologie, essendo anche poi importante, in particolare nei settori della carta per uso igienico, la prossimità rispetto al mercato dove vengono venduti questi prodotti, importante è essere presenti in vari stati vicini ai consumatori. Senta, Celli, al volo, voi che siete, ho letto le recensioni anche da coloro che lavorano con voi, siete così avanti sull'industria 4.0, a che punto siamo noi rispetto agli altri paesi, dal punto di vista di un industriale che viaggia nel mondo? Questa è una domanda molto interessante che avrebbe bisogno di, lo so, purtroppo forse abbiamo di più un minuto. Tempo per rispondere. Devo dire che per quello noi abbiamo fatto una start-up dedicata proprio alla digitalizzazione dei processi e dei macchinari. Cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da quella che è la nostra esperienza, conoscendo i processi e quindi i prodotti che andiamo a fabbricare. Per cui abbiamo creato delle soluzioni proprio pensate e realizzate in maniera verticale su quelli che sono i settori dove lavoriamo, quindi produzione di carta e tessuto. Questo voi lo so, però ecco, quindi, quello che vedete voi cos'è? In un paese come l'Italia, rispetto ai paesi in cui siete, gli altri paesi? Ma io dico che su alcuni settori merceologici, dove l'Italia ancora oggi ha un primato tecnologico, lo può usare questo primato tecnologico anche per avere un primato a livello digitale. Noi ci stiamo provando, come dicevo prima, non potremo essere primi in tutto, ma in alcuni settori specifici secondo me c'è ancora questa possibilità. Noi nel nostro settore ci stiamo provando e credo che lo siamo. Bene, allora torniamo tra poco e vi dico già che toccheremo i temi dell'attualità. Abbiamo parlato di Filippo Mazzei, abbiamo parlato della storia della Toscana, abbiamo parlato dei rapporti con il mondo, adesso parliamo un po' di casa nostra perché il momento lo richiede, naturalmente sempre anche con la voce dell'industria e del commercio. Andiamo però, come sempre, a parlare di industrie fiorenti e di attività toscane che funzionano alla grande anche grazie a quello che è il nostro contributo, anche noi facciamo del nostro attraverso questa trasmissione. Marco Salvatici della BCC di Castagneto Carducci, come sempre, ci porta a conoscere realtà davvero importanti sotto il profilo sia agricolo, sia insomma, naturalmente oggi sono curiosa di sapere di cosa parliamo e con chi parliamo, quindi lascio la parola a lui. Marco Salvatici. Buonasera e grazie per il collegamento. Siamo tornati a trovare l'azienda agricola L'Orto Fruttifero a Metato e oggi ci troviamo qui con Lucia, l'agronomo dell'azienda. Do a questo punto la parola a lei per raccontarci qualcosa sulle produzioni attuali dell'azienda. Grazie Marco. Allora sì, l'azienda L'Orto Fruttifero è un'azienda toscana leader per la produzione di piantine da orto e aromatiche. Facciamo sia una linea convenzionale che una linea certificata biologica. Abbiamo un'estensione di circa 10 ettari di terreno, 7 ettari diciamo a convenzionale e altri circa 3 ettari destinati al biologico, che li abbiamo proprio su due distinte sedi in modo tale da non avere anche problemi di contaminazione durante la coltivazione, eccetera.
L'azienda L'Orto Fruttifero è un'azienda che ha un mercato in tutta Italia, esportiamo, diciamo, e nell'arco delle 24-48 ore riusciamo a consegnare il nostro prodotto in tutti i garden e agrarie del territorio italiano, e ci siamo anche in questi ultimi anni spostati anche un po' all'estero, diciamo, per le nostre produzioni. Il nostro mercato relativo a piante da orto, dalle più comuni alle cose più particolari, grazie alla vicinanza che abbiamo con l'Università di Pisa, abbiamo sviluppato nel corso degli anni anche dei prodotti particolari, come ad esempio dei pomodori biofortificati, cioè abbiamo utilizzato un substrato di crescita particolare con aggiunta di micorrize, di funghi benefici che aiutano la pianta a crescere meglio, la rendono più resistente alle avversità in generale e soprattutto conferiscono anche al frutto finale che andiamo a mangiare delle caratteristiche nutritive incrementate, quindi riscontriamo nei pomodori finali un maggiore contenuto di fosforo, un maggiore contenuto di calcio, un maggiore contenuto di potassio. Poi tra gli altri prodotti, diciamo, nostre eccellenze, possiamo... Parliamo di qualcosa, hai detto mangiare, vero? Mi sembra che così si possa ricollegare anche con il nostro amico ristoratore che con uno dei prodotti dell'azienda andrà a produrre uno degli ingredienti fondamentali dell'azienda, quindi entriamo un pochino più nello specifico e vediamo di parlare del prodotto in oggetto che ce l'abbiamo qui di fronte a noi. Raccontaci un po' di che cosa si tratta. Sì, allora abbiamo dato al ristoratore questo basilico a foglia rossa. Questo si tratta di un microgreen, quindi delle microplantule di basilico rosso che vengono consumate così come le vedete, tal quali. Non è una pianta che viene fatta crescere più di 7-10 giorni e viene tagliata al momento del consumo praticamente per aggiungerla ai piatti e la cosa fondamentale direi per farla divenire parte integrante del piatto, non solo per dare colore al piatto, ma per apportare sapore. E inoltre a questo stadio qua di microplantula, questo basilico, ma molte altre, hanno un contenuto di vitamine e sali minerali 10 volte superiore a quello che siamo abitudinalmente appunto abituati a utilizzare in cucina come prodotto finito, ecco. Per cui questi sono i microgreen di basilico rosso. Perfetto, allora ringraziamo tanto Lucia e l'azienda ortofruttifero che ci ha ospitato e ripasso nuovamente la parola a Carlotta e al nostro ristoratore. Ben ritrovati cari amici, l'ultima parte della Pisaniana, non meno importante vi assicuro delle altre perché entriamo nel vivo di quello che è il momento attuale della nostra regione. C'è con noi il presidente della regione toscana Eugenio Giani, ci ha fatto davvero un grande regalo ad essere in trasmissione stasera, un'altra settimana importante, siamo come dire una regione, come ormai siamo abituati a dire, con un colore particolare, arancione, e siamo rimasti arancioni nonostante ci siano dei territori, dei piccoli territori sulla nostra regione che sono un pochino più chiusi e quindi rossi, possiamo usare sempre questo colore per insomma alcune problematiche che devono essere affrontate. E allora chiedo al presidente Giani, intanto una buona notizia è che complessivamente la nostra regione resta arancione. Presidente. Sì, la nostra regione ha vissuto nel nuovo anno, quindi dall'inizio di gennaio, una fase, siamo appunto arrivati a fine marzo, con sempre la caratteristica di essere in condizioni di avere o la zona gialla o la zona arancione. Naturalmente tutto questo non significa niente, non è una graduatoria fra le regioni. Se i dati di contagio lo vorranno, noi assolutamente entreremo nella zona rossa, ma fino a questo momento ritengo sia stato
frutto di una grande attenzione soprattutto dei toscani, perché poi è il senso di responsabilità di ciascuno che favorisce un comportamento che poi previene e evita la diffusione del contagio. Per 5 settimane in zona gialla, poi in zona arancione, è evidente che è sempre più difficile perché il contagio in realtà ha un andamento crescente su tutto il territorio nazionale e quindi anche se in modo più moderato anche nella nostra regione. Per evitare di dover costringere tutti a comportamenti più restrittivi, ormai sono 4 settimane che operiamo quello che è l'individuazione chirurgica, diciamo, di una zona arancione che si dipinge di rosso a macchia di leopardo e quindi ecco le province che hanno avuto la caratteristica di stare per la zona rossa proprio per il numero dei contagi e quindi la provincia di Prato, di Pistoia, di Arezzo e la Versilia che si è aggiunta l'altro sul fronte della Versilia ha voluto lei specificare, insomma ci sono forse delle cose da sottolineare ancora una volta davanti alle persone che ci stanno seguendo riguardo alle seconde case. Ma io ho firmato un'ordinanza che in un primo momento era un'ordinanza che si limitava a chiedere per poter andare nella seconda casa per chi veniva da fuori della Toscana di avere anche il trasferimento del medico di famiglia, perché mi sembrava abbastanza ragionevole che se vi è un'emergenza sanitaria è giusto che chi voleva stare e risiedere per più giorni nella propria seconda casa il medico di famiglia lo avesse in Toscana, non sarebbe stato coerente averlo lontano. Questa ordinanza è stata sospesa dal TAR e quindi ne ho riproposta un'altra e quest'altra l'ho posta su basi assolutamente legate al periodo. Ho detto che vista la situazione epidemiologica della Toscana, visto che innalzare la densità abitativa è quanto di più contrario alle norme di prevenzione pandemica, è giusto che da qui all'11 di aprile chi ha una seconda casa provenendo da un'altra regione, ebbene eviti che venga nella seconda casa. Nella seconda casa. Per quanto riguarda le scuole invece ci sono novità? Hanno vissuto una fase che è stata quella da la seconda metà di febbraio ai primi giorni di marzo che si sono rivelate in virtù della trasformazione con varianti, la variante inglese, quella brasiliana, quella sudafricana, che passano molto attraverso i bambini, si sono rivelate canale per l'estensione del contagio e quindi abbiamo avuto degli interventi proprio mirati sulla chiusura delle scuole. Ora mi sembra che purtroppo, perché in realtà dobbiamo dire così, il virus, il Covid-19 si è trasformato proprio attraverso queste varianti, diventando dall'eccezione l'ordinarietà e quindi noi abbiamo voluto che nelle zone rosse fossero chiuse anche le zone, a differenza di quei decreti del Presidente Conte che salvavano comunque le scuole. Io questo lo uso in termini molto molto eccezionali perché sinceramente vedo la necessità della scuola in presenza, non a distanza. Non a caso la Toscana è stata fra le grandi regioni l'unica che riaprì, anche se con una percentuale di DAD, di didattica a distanza, fin dall'11 gennaio le scuole medie, secondarie e superiori, come in questo caso certo. Siamo al Machiavelli. E penso che sia stato giusto perché nonostante si parli tanto del contagio attraverso le scuole, per 5 settimane la Toscana è stata in zona gialla, quindi non ha minimamente risentito del fatto che erano aperte le scuole. Presidente, sono 6 mesi dal suo ingresso in carica, sono stati 6 mesi sicuramente molto duri, appena arrivato si è trovato ad avere a che fare con questa situazione. Devo dire che io sono entrato nelle mie funzioni l'8 di ottobre
e se riguardiamo da un punto di vista statistico, la settimana che segnò questo moltiplicarsi di casi di contagio, che poi portò a quella che viene chiamata la seconda ondata fra ottobre e novembre, fu proprio la settimana fra il 4 e l'11 di ottobre. Quindi sostanzialmente io ebbi il decreto della Corte d'Appello che mi nominava Presidente della Toscana, ma già quella sera ero alle prese con il Covid. E onestamente questa emergenza sanitaria, che poi si è manifestata come emergenza economica, come disagio sociale, non ha più lasciato questa nostra regione. Sono contento nel vedere che, come durante la seconda ondata, che io mi trovai subito a dover affrontare, ma che era già in corso, noi arrivammo ad avere 2.200 contagi e più, anzi 2.200 presenze in ospedale in alcuni giorni, come vedemmo 300 terapie intensive occupate, 2.700 contagi al giorno, ecco, in quello che è stato poi il percorso della terza ondata non siamo più arrivati a quei livelli. A quei livelli. Presidente, vaccini, l'argomento vaccini, mi sembra che si sia superata la soglia dei 500.000, ora c'è la vaccinazione degli ultraottantenni attraverso i medici di famiglia, AstraZeneca che è stato nuovamente sdoganato a quanto pare, ecco, anche su questo vorrei due parole da parte sua. Ma la macchina organizzativa che abbiamo messo in campo in Toscana devo dire che sta dimostrando di avere una grande capacità ed efficacia, siamo in assoluto tutti i giorni, lo vediamo, fra le prime regioni nella capacità di somministrare i vaccini che ci vengono dati. È evidente che quello che manca è i vaccini che ci vengono dati. Lo Stato italiano, lo so, fa il possibile, opera sulla base di contratti fatti in sede di Unione Europea, ma lì qualcosa sicuramente è mancato, perché noi quante volte mi trovo magari a essere al Mandela Forum a Firenze e i medici mi dicono: Presidente, oggi abbiamo somministrato vaccini per un migliaio, per 1.500, se noi avessimo avuto le dosi necessarie ne potevamo somministrare anche più di 4.000 al giorno. E sappiamo bene, questo appunto, vale lì come ovunque. Il problema ancora oggi è che ci arrivano pochi vaccini rispetto troppo a quello pochi che potremmo fare. Troppo pochi. Presidente, cambiamo argomento e avviciniamoci anche alle istanze delle persone che sono qua, che rappresentano l'industria, il commercio. Parliamo di infrastrutture, parliamo di un allarme che è stato lanciato da Riccardo Nencini. Il recovery plan, nel recovery plan c'è poca Toscana. Che facciamo? Nel recovery plan c'è poche regioni, non solo poca Toscana. Potrebbe essere questa affermazione data dalla Emilia Romagna, dalla Lombardia. Onestamente ci sono molte più specificità nelle regioni del sud, ma probabilmente è anche giusto che ci siano. Fatto sta che l'impostazione che si sta dando, devo dire, è un'impostazione che parte da una visione, se vogliamo, molto nazionale. E quindi nelle sei missioni del Recovery Plan, ovvero la prima relativa all'innovazione, come poi all'attenzione verso il turismo e la cultura, la seconda relativa all'ambiente, la terza relativa alle infrastrutture, la quarta alla formazione e al lavoro, la quinta all'equità e quindi alle politiche di genere e alla lotta alle diseguaglianze sociali, la sesta relativa alla sanità, si impostano questi temi nel documento Conte, come nel documento che poi è stato aggiornato dal nuovo governo, con un'impostazione molto nazionale, quindi fondata poi sulle politiche e gli investimenti fatti dai ministeri. Accanto a queste sei missioni però si parla di una quarantina di bandi, ovvero di risorse che oggi sono indifferenziate, specificate solo per argomenti, e che si apriranno con dei bandi a progetti che nascono dalle regioni, dai comuni. Ecco, noi dobbiamo essere pronti in quella fase, perché quello che oggi è un documento che parla in una logica nazionale possa concretizzarsi in termini di risorse per investire e realizzare progetti, appunto con questi bandi che dovranno avere poi un'identità nel parlare a livello regionale. Senta, Presidente, poi sentiamo anche naturalmente le parole degli altri presenti. Le città d'arte,
ci auguriamo che già da quest'anno il turismo ritorni, ma sicuramente non sarà più la stessa cosa. Il sindaco Nardella insieme al sindaco di Venezia, ma anche Pisa da par suo, stanno pensando di buttar giù, è stato già redatto un decalogo da inviare al governo per far sì che in qualche modo la città d'arte riesca a rialzarsi. Ecco, che cosa il presidente della regione su questo fronte può fare? Il massimo supporto alle iniziative specifiche che le città d'arte potranno avere. Devo dire che da un punto di vista della promozione turistica noi abbiamo messo a disposizione tutto quello che la regione può dare, risorse, le agenzie che rispondono alla regione, sia la Fondazione Sistema Toscana, sia la Toscana Promozione, e contemporaneamente la capacità di come dire, sviluppare quei servizi che poi si rendono necessari nel contesto di una promozione e valorizzazione delle città d'arte. Io comunque non sarei così pessimista. Ho visto che cosa è accaduto in quei 3 mesi l'anno scorso, in cui è sembrato che il virus fosse andato in letargo da giugno fino alla fine di settembre, inizio di ottobre. Ecco, se io devo dire, alcuni comuni, anche comuni di richiamo artistico, quando siamo andati a vedere quello che poteva essere, diciamo così, il gettito della tassa di scopo che li caratterizza, ne hanno avuta anche più di quello che avevano avuto l'anno scorso. Quindi su questo vorrei anche sentire, che quando riparte il meccanismo, poi ritornerò dalle Presidente, vorrei sentire su questo il sindaco Tambellini, che cosa si augura per la sua città in questo momento. Ma innanzitutto devo rilevare che l'ambito lucchese comunque ha tenuto economicamente, perché se si vanno a fare raffronti con le altre province della Toscana, la cassa integrazione da noi ha dei numeri assai inferiori di quanto non sia per altre province anche limitrofe a noi. Quindi noi, grazie al sistema di cui si parlava in precedenza, al sistema carta, al sistema meccanico, ambiti in cui siamo ad altissimo livello, non solo in Italia, ma addirittura in Europa e nel mondo, beh, insomma, grazie a questo siamo riusciti a tenere. Ci sono degli ambiti che hanno sofferto moltissimo, il commercio, come voi potete ben intendere, ha sofferto, la ristorazione è chiusa da tempo, il turismo è un ambito che sicuramente ha bisogno di essere rilanciato. Su cosa puntiamo? Puntiamo sempre di più su un turismo che sia qualitativo, perché abbiamo necessità di fornire esperienze di vita localmente. Sempre di più dobbiamo tendere a un turismo che si identifichi col territorio, che viva la vita del territorio e la viva in senso pieno. Ecco che da questo punto di vista hanno interesse anche le produzioni locali, che si integrano bene con un'idea del genere. L'epidemia attuale può essere anche il modo per ripensare la nostra collocazione turistica in senso estremamente qualitativo. Da questo punto di vista la cultura, cioè l'offerta culturale di un ambito, assume una notevolissima rilevanza. Vorrei sentire Giorgio Bartoli, che nella Pisaniana di qualche mese fa, mi ricordo che facevamo a Luca appunto, mi disse che l'incertezza era il peggiore dei mali per il settore del commercio e dell'industria in generale. Qual è il momento attuale? Sempre così incerto e quindi insomma così paralizzante? Purtroppo sì, io devo dire, fin dall'inizio non sono mai stato né ottimista, quindi si torna indietro all'orologio, però esattamente a un anno fa non sono mai stato né ottimista né pessimista, ma devo dire molto realista. Però nonostante questo, devo dire, a questo punto mi sarei aspettato di essere un po' più avanti, soprattutto per il tema che hai annunciato te, ovvero quello dell'incertezza, perché qua alcuni mesi fa abbiamo tutti creduto in questa possibilità di vaccinarsi, e questo dava indubbiamente delle speranze a tutti. Ahimè, vuoi perché i ritardi e la gestione, devo dire, europea hanno portato ai risultati di oggi, quelli che anche prima venivano sottolineati dal Presidente Gianni, ma anche poi la partenza di queste varianti. Quindi ad oggi
purtroppo viviamo sempre in un momento di forte incertezza e questa è paralizzante. Io personalmente, quando vado come imprenditore, quando sono davanti alla pubblica amministrazione, chiedo sempre, dico, meglio un no secco che un forse magari reiterato per troppo tempo, perché l'imprenditore da questo, ahimè, si spaventa e attende, perché veramente non sappiamo quale direzione, cosa ci aspetta e quale direzione prenderemo da domani stesso. Che dobbiamo chiedere alle istituzioni in generale? Questa è una bella domanda. In 30 secondi purtroppo, perché abbiamo pochissimo tempo. Alle istituzioni bisogna... Quelle nazionali e quelle, insomma, nostre territoriali. Bisogna chiedere senz'altro una forte determinazione, ma soprattutto un'attenzione ai giovani. A me è questi che mi spaventano di più, sia da un punto, siamo all'interno di una scuola, sia per quanto sta accadendo la scuola e per le loro prospettive future. Quindi ogni decisione deve essere assolutamente tarata e vagliata in funzione dei giovani. Noi, come sapete, noi Pisaniana siamo sempre stati legati dal nostro inizio anche al mondo della ristorazione, abbiamo sempre dato una grande finestra così a questo settore e vogliamo qui da Lucca tornare in quella locanda dell'Angelo di Vito Cipolla e di sua mamma, che salutiamo, che sono sempre stati presenti quando venivamo a Lucca, e quindi ci torniamo per la nostra ricetta di oggi, dove fondamentale, l'abbiamo visto con Salvatici della BCC di Castagneto Carducci e con l'Orto Fruttifero, sarà il basilico. Andiamo a vedere. Buongiorno, oggi siamo alla locanda dell'Angelo e oggi preparo i paccheri con i calamarete, zucchini e una salsina di pomodorini ciliegie gialle da mettere sotto il piatto. Adesso ho già cominciato a preparare la cipolla con i pomodorini. Ora, appena è pronto, lo frulliamo e poi metto a fare l'altro ingrediente per la pasta. Metto l'aglio e un po' d'olio, aglio, e metto i calamaretti appena soffritti, ma poco soffritti. Le spurgo col vino, le bagno col vino e poi metto i pomodorini e tutto il resto. Allora, 5 secondi che friggono i pomodorini, poi mettiamo un po' di brodo, appena è pronto le frulliamo e pronto. Adesso frullo i pomodorini gialli. Ecco, ora questo è pronto. Adesso metto i paccheri. Metto i paccheri per una porzione, 10-12 paccheri. Appena è pronti i paccheri, prepariamo il piatto. Adesso metto un po' di basilico, questo rosso. Questo del prezzemolo metto il basilico. Lasciamolo così, appena è pronto i paccheri. Adesso piattiamo i paccheri, sono pronte. Allora, ora mettiamo un po' di salsa gialla sotto. E impiattiamo. Basilico rosso, bello profumato, è buonissimo questo basilico. Ecco, il piatto è pronto.
Grazie a Vito Cipolla, grazie alla mamma di Vito e grazie a quella che è il nostro punto di riferimento a Lucca per la ristorazione, la Taverna dell'Angelo. Ma torniamo in chiusura in questa puntata a parlare della figura di Filippo Mazzei, o per meglio dire marcatamente del Circolo Filippo Mazzei, Circolo Culturale di Pisa, che ha voluto anche la realizzazione di questa puntata della Pisaniana. Ne abbiamo parlato, ma sentiamo anche quello che è il futuro del Circolo stesso dalle parole del Presidente Massimo Balzi. Eccolo qua. Sì, Carlotta, da un altro luogo bellissimo di questo liceo Niccolò Machiavelli, quindi bellissima questa diciamo opera d'arte in legno che testimonia una storia, la storia anche di Filippo Mazzei, ma soprattutto la storia del circolo oggi, mi dice Carlotta, cosa fare in futuro? Ecco, potremmo ripartire da questi banchi. I banchi saranno i luoghi dove il circolo Mazzei nei prossimi anni lavorerà assiduamente per costruire conferenze, convegni, riparlare di politica, di filosofia, di storia, di rapporti col territorio. Siamo al lavoro per costruire tutta una serie di conferenze, di iniziative che avranno addirittura dei diplomi, quindi un lavoro anche che avrà, non ci vogliamo sostituire all'università, anzi, docenti universitari verranno al Mazzei e insieme costruiremo dei corsi di formazione culturale, politica. Ma soprattutto noi vogliamo ricostruire una consapevolezza della coscienza di cittadino, sapere che cos'è un bilancio di un ente, un comune, che cos'è l'acqua pubblica, che cos'è l'energia, le nuove fonti rinnovabili, cioè le nuove sfide del futuro non fatte su Telegoogle o mi ha detto l'amico sul pullman o dal panettiere mi hanno detto che il vaccino, ma quello era meglio. Ecco, ricostruire un rapporto con la scienza, e questo si può fare solo unendo volontà organizzative a cultura. Ecco, Circolo Mazzei che parte dalla storia di un uomo che da medico diventò poi filosofo, scienziato, costituzionalista e tanto altro, fino ad arrivare all'agronomo, il Pippo Ortolano dell'ultima fase della sua vita, cioè l'uomo che si occupava di piante, ma fin da giovane l'uomo si occupava di piante, si portò la vite negli Stati Uniti e provò a piantarla, poi purtroppo fu mandato a Versailles a fare l'ambasciatore e quindi la sua azienda agricola accanto a Monticello ebbe a finire. Ma la storia del Circolo Mazzei del futuro non è l'autocelebrazione del passato di un uomo, ma attraverso la storia di quell'uomo costruire classi dirigenti del futuro sulla cultura, sulla conoscenza. Ecco cosa farà il Circolo Mazzei in futuro: grandi eventi, un grande 4 luglio dell'Independence Day, ma soprattutto il 4 luglio tireremo le file di corsi di formazione e culturali dove vogliamo costruire con i giovani nuove classi dirigenti che si approcciano alla cosa pubblica con cognizione e conoscenza, come Mazzei ha provato a dire a tutti, soprattutto a noi toscani, tornato dalle grandi avventure internazionali, cos'era la libertà, la democrazia, la conoscenza e la fede nella ragione. Ecco, noi siamo gli eredi, spero, i meritevoli forse, ma ci proviamo a tentare di essere come lui e a dare anche noi una coscienza critica in questa società che crediamo nella società dell'uno uguale uno, uno vale uno, non ci sei più capito nulla, alla fine l'incompetenza regna. Noi vorremmo provare a alzare il livello della competenza. Grazie Massimo Balzi, veramente in chiusura, un minuto lo dedichiamo al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e a proposito di futuro, andando oltre al virus, andando oltre al Covid, su cosa si concentrerà il suo lavoro quando torneremo alla normalità, si spera prima possibile? Presidente. A sostenere, a investire in quello che io chiamo il rimbalzo, ovvero la voglia di fare e di operare dei nostri imprenditori, del nostro sistema economico, della nostra capacità evocativa, culturale e turistica, di quello che sono i giovani che oggi soffrono il disagio anche mentale e che vogliono invece guardare al futuro con tanta energia come la Toscana ha sempre avuto la capacità di mettere in campo. Grazie al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, grazie al Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, al Presidente della Camera di Commercio di Lucca Giorgio Bartoli, a Mauro Celli della Celli Group e Ilaria Del Bianco, Presidente dei Lucchesi nel Mondo. Grazie a voi di averci seguito e un saluto da parte della Pisaniana del Circolo Culturale Filippo Mazzei. Alla prossima, arrivederci.